Buonasera, buonasera anche dalla TGN. Benvenuti a questa edizione che apriamo con la cronaca. Ancora paura a Milano. Infatti, nel giro di 24 ore i poliziotti delle volanti hanno arrestato due uomini per violenza sessuale, uno domenica e uno questa mattina. Le due aggressioni sono avvenute a 24 ore di distanza nello stesso luogo, intorno alle 9 di mattina alla fermata Duomo, a bordo della linea gialla del metro in direzione San Donato. Il primo arrestato è un italiano di 27 anni con piccoli precedenti, che ha palpeggiato nelle zone intime a bordo del vagone una tredicenne che viaggiava in compagnia del padre. È stato proprio quest'ultimo ad accorgersi della scena e a bloccarlo, mantenendo sangue freddo in collaborazione con il personale. Sulla banchina della fermata Duomo è stato poi consegnato ai poliziotti, arrestato e portato a San Vittore. Nel secondo caso invece sono stati due agenti in borghesi della Polmetro a intervenire per arrestare un trentenne italiano che si stava strusciando su una donna italiana di 24 anni. L'uomo incensurato è finito anche lui a San Vittore. E invece è stato ucciso a Cornaredo, in provincia di Milano, un marocchino di 45 anni con precedenti penali. È morto dopo un litigio avvenuto in un bar nella piazza centrale del paese. Alberto Carreras. Un uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri ferito con colpi d'arma da fuoco all'addome e al torace, a bordo di un'autovettura a Cornaredo, nel milanese. Il 45enne è stato portato dal personale del 118 all'ospedale San Carlo di Milano, ma è morto al suo arrivo in ospedale. L'uomo, marocchino, 45 anni, pregiudicato, è morto dopo un litigio in un bar in Piazza Libertà. Gli aggressori sarebbero due. Dopo il diverbio e l'allontanamento dal locale sono stati esplosi due colpi d'arma da fuoco. Il 45enne è stato trovato in auto a 500 metri dal bar, in mezzo alla strada, all'altezza della rotonda tra via Varese e via della Repubblica. Aveva in mano un coltello a serramanico. Poco dopo le 23:30 di ieri, i carabinieri di Cornaredo, allertati dai residenti che avevano sentito gli spari, hanno trovato la vittima già priva di conoscenza. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, numerose in zona, comprese quelle del municipio che si trova a 100 metri di distanza dal bar. Le elezioni in Regione Lombardia, è circolata un'ipotesi per alcune ore secondo la quale Letizia Moratti sarebbe stata nominata amministratore delegato delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma alla fine la Moratti, attraverso una nota, ha smentito e la vicenda resta davvero un giallo. La diretta interessata, Letizia Moratti, ha smentito la notizia della sua nomina a amministratore delegato delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, ma il giallo rimane. Era circolata l'ipotesi che la neopresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe puntato sulla Moratti per affidarle l'importante incarico in vista dei Giochi Olimpici, un incarico che avrebbe anche risolto la questione della candidatura della vicepresidente della Regione alle prossime elezioni regionali. Sia la Regione che il Comune di Milano erano all'oscuro di tutto e dopo una notevole fibrillazione negli ambienti politici è giunta la smentita dell'assessore al welfare, che in una nota ha anche affermato che qualsiasi decisione sarebbe stata comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa e quindi ogni altra notizia era destituita di fondamento. Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha detto che non può essere fatta una scelta così importante per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Morale, la corsa alle regionali è più che mai aperta. Letizia Moratti sembra sempre più determinata attraverso una sua lista e cercando eventuali appoggi esterni a candidarsi alla presidenza della regione. E ancora una volta Attilio Fontana attende ancora la riconferma ufficiale da parte di tutto il centrodestra. E a proposito del centrodestra, ha parlato Matteo Salvini dicendo: squadra che vince non si cambia, Attilio Fontana è stato un ottimo governatore, e ha anche detto: Letizia Moratti non sarà mai un problema ma una risorsa, la vedrò in settimana. Queste le parole di Matteo Salvini oggi pomeriggio, e della vicenda ha parlato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha lavorato a lungo proprio con Letizia Moratti. Sentiamolo. Ripeto, io penso che un po' ci abbiano provato. Magari nel, soprattutto per togliersi un problema che hanno obiettivamente sulla regione. Io ho sentito che stamattina la Moratti, ripeto, parlo con rispetto, come credo che sia anche di garbo, sapete che con la Moratti ho lavorato, comunque un ex sindaco di Milano, e quindi voglio avere rapporti buoni, ci vedremo anche per chiarire questo aspetto, però
quello è un ruolo che non può essere politicizzato, e la scelta di Letizia Moratti sarebbe stata una scelta politicizzata. Io non so neanche se è stato fatto con la sua consapevolezza piena della cosa, però qualcuno ci ha provato. Grazie, ciao. Ciao. Vedremo come andrà a finire. Adesso parliamo di trasporto e di inquinamento. Sono rientrati sotto i limiti in tutta la regione i livelli di inquinamento, pertanto sono state revocate le misure temporanee di primo livello a Milano, Lodi, Cremona e Mantova. Per quanto riguarda invece area C, anche i sindaci, alcuni sindaci di centrosinistra dell'Interland milanese si sono opposti ad area B. La denuncia viene da Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega. Sentiamolo. Oggi il sindaco Sala è stato di fatto sfiduciato dalla sua stessa maggioranza in consiglio metropolitano. Seppur votando contro la richiesta di sospensione presentata dal centrodestra, il centrosinistra e quindi unicamente il Partito Democratico ha presentato una mozione nella quale faceva elencare una serie di richieste che il centrodestra aveva già fatto al sindaco da diverso tempo, su deroghe, su quelle che erano delle necessità particolari come l'ampliamento dei chilometri su Movin, come lo spegnimento del sistema di Movin durante lo spegnimento delle telecamere di Area B, come per esempio l'aumento del limite degli accessi e l'aumento dei chilometri. Ecco, con questo atto effettivamente la maggioranza del PD sfiducia il sindaco, i sindaci della città metropolitana che sono colpiti da questo provvedimento sfiduciano il sindaco metropolitano e gli chiedono maggiore attenzione perché è sindaco anche metropolitano e non solo il sindaco di. Quindi questa è la denuncia da parte di Samuele Piscina e la risposta del sindaco di Milano, Beppe Sala, non si è fatta attendere. Capisco i miei colleghi sindaci dell'Interland milanese, dice Sala, che subiranno delle pressioni da parte della cittadinanza. Io sono disposto a delle deroghe in qualche modo, ma non a fare delle proroghe. Quindi queste le parole del sindaco di Milano Sala. Facciamo un tavolo, sediamoci insieme agli altri sindaci, insieme anche alla regione, ma io non torno indietro in qualche modo. Sentiamo le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala. Io capisco le istanze, capisco che tutti i miei colleghi, le mie colleghe sindache possono essere pensate da una parte della loro cittadinanza. La mia valutazione è che non credo che su una situazione economica così diversa potremo vederla in tempi brevi, e quindi ho visto la cosa un po' come cercare di ributtare un'altra volta la palla avanti. È evidente che questa decisione nostra non è che risolve tutti i problemi dell'inquinamento, come hanno sottolineato altri sindaci, però magari dà lo stimolo anche ad altre realtà territoriali per fare la loro parte. Se mai nessuno inizia, non si ottiene un risultato, e oggi l'aria in Valpadana, la pianura padana, e in particolare a Milano, è veramente irrespirabile. Quello a cui noi miriamo è che alla fine oggettivamente un po' meno persone usino la macchina, usino altri servizi, usino il trasporto pubblico, e quindi se non anche attraverso una riduzione del traffico in generale, il risultato non si ottiene. L'apertura da parte del sindaco Sala a sedersi intorno a un tavolo insieme anche alla Regione Lombardia per discutere di area B è stata vista con favore da Fontana, che ha detto: per fortuna ormai anche Sala si accorge che area B è un problema. Ma la discussione tra sindaco e governatore oggi non si è limitata ad area B, ma si è allargata anche in generale al tema del trasporto pubblico. L'accusa del sindaco Sala alla regione è quella di non mettere abbastanza soldi per il trasporto pubblico. Sala dice: l'area B funziona se le persone utilizzano meno la macchina e utilizzano di più il trasporto pubblico. Il Comune di Milano però investe nel trasporto pubblico, ma la regione no. Questa è l'accusa che ha fatto Sala oggi alla regione, quindi vediamo l'accusa di Sala e la risposta di Fontana. Milano ha fatto un grande passo avanti nel trasporto pubblico negli ultimi 20-30 anni. La stessa cosa non è avvenuta in Regione Lombardia. Quindi perché tanti che vengono da fuori oggi non possono arrivare a Milano con i mezzi pubblici? Non certo per colpa di ATM, ma perché in Regione Lombardia si è sempre fatto poco da questo punto di vista. Mi permetto di ricordare che ogni anno la Regione Lombardia versa di fondi propri per integrare i fondi che arrivano da Roma, perché non sarebbero sufficienti, più di 410 milioni di fondi regionali. Di questi 410 milioni, più di 200 vanno alla città di Milano.
Mi permetto ancora di ricordare che per la realizzazione della tratta della metropolitana Milano-Monza, Regione Lombardia, ha investito 283 milioni, oltre con la legge 9, 20 milioni per la riqualificazione di due stazioni di interscambio. Quindi io non lo so cosa alluda il sindaco, glielo chiederò perché cerchi di essere preciso. Vedremo se ne parleranno in questo tavolo che dovrebbe essere convocato appunto per parlare di trasporto pubblico e di area B. A proposito di trasporto pubblico, proseguono i lavori per la nuova metropolitana a linea 4 di Milano. Per questo a partire da domani sono previste modifiche alla viabilità in zona San Babila, necessarie per consentire sia i lavori di realizzazione della nuova linea blu sia del parcheggio di via Borgogna. Saranno chiuse al traffico veicolare, a eccezione dei residenti, via Durini, via Cervia, via Ronchetti, nella parte che va da via Borgogna e porta in via Cerva. Sarà invece riaperta la via Cino del Duca, che passando su via Borgogna e poi da via Anselmo Rocchetti verso Corso Monforte consentirà la circolazione nella zona. Intanto il centrodestra in Regione Lombardia ha deciso di chiedere al neo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini di interrogarsi al proseguimento, quindi di interessarsi al proseguimento della linea 3 della metropolitana alla linea gialla fino a Paullu. Quindi sostanzialmente il centrodestra chiederà a Salvini di mettere dei fondi per proseguire la linea gialla fino a Paullu. Adesso parliamo di Milano, della nuova Milano, il famoso scalo Farini che dovrebbe essere trasformato a breve. Infatti partono i lavori per la riqualificazione. A scalo Farini Milano si trasferirà l'Accademia di Brera insieme al suo campus e i cantieri termineranno entro la fine del 2025. Il progetto, dal valore di circa 12 milioni di euro, è finanziato per il 50% da Regione Lombardia. Vediamo. Al via i lavori di riqualificazione dell'ex scalo Farini a Milano. L'area di 15.000 metri quadrati accoglierà i nuovi spazi didattici dell'Accademia delle Belle Arti di Brera e il suo campus, che ospiterà 200 studenti. Dopo il via libera del Consiglio di Stato sull'accordo di programma per la rigenerazione degli scali ferroviari, sottoscritto a giugno 2017 e frenato dal ricorso di alcuni residenti, si è pronti dunque a partire con i lavori che termineranno entro la fine del 2025. Il magnifico palazzo di Brera, ha spiegato il direttore dell'Accademia Giovanni Iovani, non era pensato per ospitare laboratori, mentre le nuove aule sono pensate come degli atelier. Saranno laboratori moderni e contemporanei, progettati col Politecnico di Milano. Il nuovo polo avrà ampie vetrate e un atrio di accoglienza aperto alla collettività. Accanto alla didattica è previsto uno studentato di 10.000 metri quadrati per accogliere gli studenti fuori sede, che costituiscono il 30% degli iscritti all'Accademia. Complice la pandemia, si punta alla salubrità degli spazi. Ci saranno alloggi che, sottolinea Iovane, vanno incontro anche alle difficoltà degli allievi di trovare affitti a prezzi calmierati. Il progetto è finanziato per il 50% da Regione Lombardia, che ha stanziato 6 milioni di euro. Si tratta, spiega l'assessore alla rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, di un primo intervento a cui seguirà poi lo sviluppo di tutta l'area sull'asse nord-ovest della città. E a questo proposito sentiamo alcuni dei protagonisti proprio sul trasferimento dell'Accademia di Brera e sulla realizzazione del campus. Detto questo, dove ci troviamo oggi fa parte del primo lotto di 7.500 metri quadrati di didattica che complessivamente saranno poi 15.000 metri quadrati, ma accanto alla didattica è previsto uno studentato di 10.000 metri quadrati che viene incontro ai nostri studenti fuori sede o internazionali, che sono il 30% o 40% della la popolazione studentesca dell'Accademia di Brera, ma anche viene incontro complessivamente alle esigenze degli studenti che vengono fuori, non solo nostri ma anche universitari, che hanno difficoltà ad avere studentati a prezzi calmierati. Regione Lombardia, anche in questo caso come in tanti altri casi su tutta la Lombardia ma soprattutto su Milano, è intervenuta con un contributo economico importante. Considerate che l'intervento di Brera cuba poco più di 12 milioni di euro e Regione Lombardia partecipa con un contributo di 6 milioni di euro, quindi quasi sostanzialmente
la metà. Il progetto ovviamente è il progetto di Brera e di tutto dell'Accademia, quindi dell'implementazione degli spazi di cui Brera e l'Accademia ha assolutamente bisogno. Andiamo avanti con gli scali ferroviari dopo l'esito positivo della sentenza ultima del Consiglio di Stato che, come noi confidavamo, ha dato ragione all'operato dell'amministrazione comunale e al procedimento che era, a nostro modo di vedere, assolutamente validissimo. A proposito di candidature per la Regione Lombardia, qualcuno parla della possibile candidatura di Ferruccio Resta, il rettore del Politecnico di Milano. Oggi gli è stato chiesto se inizierà la carriera politica dopo la scadenza del suo mandato, ma lui ha risposto così: credo di non avere le competenze per fare il politico di professione, perché ci sono dei rumors che parlano di Resta come possibile candidato per il centro-sinistra alla guida della Regione Lombardia. Restiamo in Regione, parliamo adesso dei dati che riguardano il Covid. Cala la percentuale dei positivi e vedete sono 1640 su 12.264 tamponi, la percentuale del 13,3%. Ci sono 3 ricoveri in più in terapia intensiva, mentre scendono i ricoveri ordinari di 5 unità. A proposito di sanità, presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli si è svolto un convegno organizzato dal direttore dello studio Egeria di Milano, Enrico Meloni, per fare luce sulle tematiche ginecologiche femminili. Sentiamo il direttore Enrico Meloni il perché di questo convegno. Per cercare di sensibilizzare il più possibile tutto l'universo femminile affinché possano prendere coscienza delle eventuali problematiche che riscontrano e trovare delle risposte adeguate alle loro domande. Attraverso tutto un processo di diagnosi, attraverso tutto un processo di valutazione e attraverso tutta una serie di trattamenti mirati che sfruttano da un lato la tecnologia e dall'altra la farmacologia, al fine di poter raggiungere un risultato che sia definitivo. Perché in realtà le donne hanno spesso disturbi per i quali cercano aiuto, la cosa triste è che molto spesso non ricevono una diagnosi corretta. Diciamo che gli elementi base per fare una diagnosi sono semplici, però qualcuno deve imparare. Diciamo che forse finora l'università non si è mai fatta carico dei disturbi del dolore sessuale della donna, ovvero la medicina è ancora molto orientata alla quantità di vita piuttosto che alla qualità di vita ed è ora di cambiare marcia. Cambiamo argomento, parliamo di teatro. L'irresistibile esperienza Stomp arriva sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano dal 25 ottobre al 6 di novembre. Con la sua combinazione unica di teatro, danza, commedia e percussioni, questa produzione pluripremiata creata a Brighton in Inghilterra da Luke Cresswell e Steve McNichols continua a richiamare pubblico in tutto il mondo. Stomp vanta più di 30 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi con più formazioni internazionali fisse. Diventato ormai un fenomeno globale, Stomp contagerà il pubblico del Lirico con un mix di percussioni, danza, teatro e commedia, con una colonna sonora esilarante ispirata al trambusto della vita quotidiana. Voltiamo pagina. In Duomo l'arcivescovo ha presieduto nella stessa celebrazione due degli eventi più tradizionali della Chiesa ambrosiana: la veglia missionaria, con il conferimento del mandato a 14 tra sacerdoti, religiosi e laici che partiranno per la terra di missione, e della Reddito Simboli, nella quale oltre 400 diciannovenni hanno consegnato la loro regola di vita. Anna Maria Braccini. Stiamo cambiando, la Chiesa sta cambiando, ma non stiamo morendo. In un Duomo finalmente gremito anche nelle navate laterali, le parole piene di forza e di speranza che l'arcivescovo scandisce durante la veglia missionaria, che si celebra per la prima volta unitamente alla Redditio Simboli, sono un invito per tutti. Il rito è ricco di gesti particolarmente significativi, con la benedizione dell'acqua attraverso cui viene aspersa l'assemblea e con il rinnovo delle promesse battesimali. Le testimonianze, tra cui quella di Monsignor Paolo Martinelli dal 2 luglio scorso in Abu Dhabi quale vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, la consegna della regola di vita da parte di circa 400 diciannovenni e poi naturalmente il mandato, la consegna del crocifisso ai 16 partenti, sacerdoti, suore, laici fidei donum e provenienti da altre realtà. 13 invece coloro che per motivi di studio, pastorale e cura sono arrivati in diocesi. Sì, forse possiamo sembrare ingenui, ma noi siamo fieri di resistere
alla violenza, all'ingiustizia, alla guerra. Noi siamo fieri di essere disposti a pagare di persona. E non mancano alla fine tre parole proposte come sintesi del Festival della Missione. Ci raduniamo intorno a Papa Francesco, ci raccogliamo intorno a tutti coloro che in ogni terra sono lì a testimoniare le parole che ispirano il nostro cammino, giovinezza della Chiesa, missione, costruzione della pace. Vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo sarà trasmessa la Striscia Quotidiana La Chiesa nella Città Oggi a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera un approfondimento della celebrazione in Duomo. A seguire poi anche il telegiornale sportivo e poi questa sera è lunedì, quindi ci sarà Bar Sport per commentare le immagini più salienti della Moviola. Arrivederci.